mentre il corridore che avevate visto era l'argentino Castro, che era uscito dal gruppo della maglia rosa e tentava di portarsi sul gruppo dei battistrada. Castro, che merita veramente la maglia rosa della sfortuna, è rimasto coinvolto in due cadute nei pressi di Pompei, addirittura ha perso due denti. Ecco il gruppo dei battistrada con Unzaga in prima posizione. Ora passa Ciosas, nella scia di Ciosas ecco Jugrumov, che ricordiamo si è piazzato al secondo posto nel giro del Trentino, lo ha perso nell'ultima tappa per un solo secondo nei confronti di Gianni Bugno. Jugrumov, poi Chioccioli, poi Ciosas, ecco Ghirotto, poi Boyer, poi ecco Sierra e in ultima posizione Unzaga. Ecco lo striscione dell'ultimo chilometro, ultimo chilometro della Felden Dobbiaco, 226 chilometri, 4 gran premi della montagna, ma nulla è cambiato in classifica generale. Gianni Bugno ha controllato gli uomini che più lo interessano in classifica generale ed ecco che scatta Boyer, scatto del francese Boyer. Vediamo che Ghirotto che tenta l'inseguimento, Boyer, attacco di Boyer, compagno di squadra di Greg LeMond, lo ricordiamo vincitore di tappa pochi giorni fa. Ecco scatto in contropiede di Eric Boyer, in precedenza aveva vinto soltanto 4 corse, la più importante è stata quella ottenuta qui al Giro d'Italia, in contropiede con un tempismo perfetto da grande finisher. Eric Boyer è riuscito a sganciarsi. Ecco che ora c'è Chioccioli in seconda posizione, poi c'è Ghirotto, mentre vedete che sta scattando ma in ritardo Unzaga, lo spagnolo Unzaga. Ecco Unzaga in seconda posizione, ormai per Boyer non ci sono più problemi, è la seconda vittoria di tappa del francese Boyer, mentre al secondo posto si piazza Unzaga, poi Jugrumov, poi Sierra, poi Ghirotto, poi Ciosas e Chioccioli. Deluso conclude in ultima posizione Eric Boyer, secondo